Parte la settimana contro le mafie di Libera Idee. Dal 25 febbraio tante iniziative tra Pesaro, Urbino, Fossombrone, Fano, San Costanzo e chicca del calendario il video reportage degli studenti del liceo scientifico Marconi di Pesaro che è stato presentato proprio nell'aula magna dell'Istituto Pesarese. L'andrangheta uccide anche a Pesaro, una perfetta esecuzione mafiosa in un territorio da sempre definito un'isola felice. Le vendette infatti si celebrano sempre in un giorno importante. Al via la settimana contro le mafie di Libera Idee, tante iniziative in tutta la provincia di Pesaro Urbino che oggi presentate qua al liceo scientifico Marconi di Pesaro, cosa c'è in programma? In programma questa settimana, che parte da oggi, dal 22 al 28 di febbraio, è appunto la settimana Libera Idee. Libera Idee innanzitutto è un progetto di ricerca sulla percezione della mafia e della corruzione in Italia. In programma a Pesaro abbiamo organizzato una serie di iniziative che vanno dalla presentazione del video che hanno realizzato i ragazzi del liceo Marconi, alla una cena di autofinanziamento di Libera che si svolgerà presso il circolo Arci di Villa Fastiggi, e una serie di inaugurazioni di due murales a Urbino, all'Istituto Raffaello, e lunedì invece un'intervista, a radio incontro, e un approfondimento con i volontari di Libera, l'assessore Bartolucci e il professor De Carolis. Questi gli eventi insomma a livello locale. Come partecipare e avere informazioni su queste iniziative? Ovviamente Libera si è organizzata anche a livello locale con una pagina Facebook che è possibile consultare per tutte le iniziative, che hanno un programma ovviamente molto più largo, e ovviamente con Facebook vogliamo anche interagire con le persone che vogliono partecipare al nostro lavoro puramente di volontariato. Ovviamente si può partecipare, come diceva Francesca, alla cena che faremo il 2 marzo a Villa Fastiggi, è una cena di sottoscrizione per Libera che ovviamente si sostiene solo con il volontariato e solo con donazioni e con i gadget che anche quella sera venderemo, e l'occasione per tesserarsi a Libera. Quindi potete contattarci o a noi direttamente oppure tramite la pagina di Facebook di Libera. Un'iniziativa contro le mafie al liceo scientifico Marconi che parte da un corso specifico, quale? Un corso complementare che si sviluppa per tutto l'anno scolastico, 2 ore alla settimana, il venerdì abbiamo capitanata la nostra docente Elisabetta Rossi, e niente, si parla di criminalità ma anche di mafia. Un approccio quindi al mondo del giornalismo, in particolare in questa sezione si sono studiate le mafie, hanno preparato anche un video. Sì, siamo piuttosto convinti che gli anticorpi contro la mafia si possano sviluppare soprattutto a scuola. Noi non siamo assolutamente indenni da questo problema, come Pesaro, come città, no? Pensiamo di essere un'isola felice, ma la mafia si muove sotto traccia anche con modalità, diciamo così, non apparenti, quindi non abbassare mai la guardia, sapere leggere un linguaggio mafioso, e ci rende, diciamo così, più liberi e più sicuri. Siete due delle studentesse che hanno lavorato a questo video, un titolo forte. Sì, la mafia è una montagna di merda, Peppino impastato, Pesaro, i giovani e i 100 pazzi contro le mafie. L'abbiamo scelto perché volevamo un titolo forte, qualcosa che colpisse i ragazzi, ma non solo, e perché questo progetto comunque ci ha preso molto, ci abbiamo lavorato molto e quindi niente. Chi ha lavorato a questo video? Allora, siamo due classi, due corsi complementari del liceo scientifico, il corso complementare di giornalismo e di fotografia, e abbiamo lavorato a questo progetto circa un mese ed è stato un lavoro di gruppo e nuovo.